Jack, stasera conduci tu, per favore. Ah, oh, stasera conduco io. Allora, chi è che c'è online? C'è già qualcuno? Siamo da soli? Penso che al momento non ci sia ancora qualcuno. Adesso vediamo, mi collego anch'io così vedo in tempo reale. Allora, eccoci qua. Ah, siamo online, ma che figata. Fateci sapere se si sente, se si vede, Ciao se si Serafino! sente. Ho visto Grande Serafino, figa, Serafino. è sempre pronto Serafino, cazzo, è incredibile. Ma Serafino ormai è un carcassaro. Allora, beh, ciao a tutte, carcasse putrescenti, noi siamo qua un'altra serata con voi su Twitch per un'altra serata di sangue e merda. Allora, avevamo inaugurato questo filone la settimana scorsa con Nikos the Impaler di Andreas Schnass. Invece, sto giro abbiamo deciso di andare all in, nel senso che la volta scorsa avevamo detto, anticipato che avremmo potuto portare Bloodsucking Freaks della Troma, cioè distribuito dalla Troma, e, giusto per andare proprio sulla sangue merda e l'ignoranza vera. Mentre invece abbiamo avuto un ripensamento e abbiamo detto, dovendo portare una bella roba splatter, portiamo Splatters di Peter Jackson, ovvero il suo secondo film. Per chi non l'avesse visto, aspettate che, scusatemi che ho un po' di rientro. Sì, perché qualcuno ha aperto Twitch senza mutarlo. Ah, ok, ecco perché, non ero io. Chi poteva essere? Vabbè, stai zitto che hai imparato da poco. No, ma io Quindi non lo apro proprio, capito? bravo. Il film di Proprio per stasera evitare. è un film che proprio rappresenta lo schifo, lo splatter e il sangue merda, nel senso che proprio è molto ilare come film, per cui è molto anche parodistico dell'horror e dello splatter. Ci butta dentro però una quantità di schifo, di liquame, di splatter vero e proprio, come se ne vedono raramente. È un film che è diventato iconico ed è stato probabilmente l'apice della carriera horror di Peter Jackson. Cominciata appunto col suo primo film che era Bad Taste, anche quello ultra splatter, ma fatto proprio con quattro soldini, ma neanche quattro soldini e i weekend liberi degli amici. Queste sono state le risorse che ha utilizzato. Però ha portato a casa un film che fa il culo, secondo me, a tipo metà delle produzioni italiane. Però vabbè, con anche dei momenti di stupidità immensa, ma dopo ne parleremo un attimino più approfonditamente. Perché secondo me non si può parlare di splatter senza parlare anche di Bad Taste. Però dopo appunto Bad Taste, che riscosse appunto il suo successo, arrivarono i Big Money. Diciamo così, Big Big, Money, non esageriamo. Big Big esagerato. Money. I Big Medium Money. Money, i Medium Money, e infatti questo film, che è di fatto un film vero e proprio, quando se l'al per l'altro c'erano dei momenti dove era proprio molto raffazzonato, e qua ci butta dentro tutta la merda che ci può buttare dentro. Cioè, una quantità di arti amputati che fa venire l'invidia alle fatality di Mortal Kombat 3. Cioè, quando buttavano i tizi nei tritacose, cioè quando buttavano un essere umano nel tritacarne e uscivano fuori 80 gambe e 70 braccia. E tu dicevi, ma dove cazzo arrivano queste cose? Era Mortal Kombat 3, per chi se lo ricorda. Ecco, Splatters è la stessa cosa. Ci sono momenti in cui volano braccia, gambe, piedi, mani, organi interni, teste, dita, qualsiasi cosa. Ed è un tripudio di questo. Cioè, non ci sono 5 minuti di film dove non c'è qualche schifo che si vede. È straordinario. Anche l'inizio, comunque, cerca sempre il pretesto. Poi è ricchissimo di gag, per cui si ride tanto, anche in maniera decisamente stupida, però forse è uno dei più iconici emblemi del sangue merda, e quindi siamo qua a tributare il giusto onore a questa perla.
Quindi, con... ah, scusatemi un attimo. Ho fatto una scusate, ho fatto un cappello introduttivo gigantesco, ma mi sono dimenticato di fare le cose più importanti, ovvero le dovute presentazioni. Noi siamo di Carcassa, podcast, il primo podcast horror italiano, e siamo qua per le nostre live della domenica sera, e con noi c'è il famigerato conigliastro sopra di me. Ciao a tutti. Sotto di me c'è Stilgar. Eccomi qua. E sotto ancora di me c'è il portatore di luce. Ciao a tutti, anche perché io sono sempre più in basso di tutti. Va bene. Perché ovviamente sei questo, al centro dell'inferno, cioè proprio al... tu vai sopra, c'è il limbo dei non battezzati, là sopra. E poi piano piano si scende e vedi che ci ho preso, e poi scendi piano piano di livelli, sono sempre le cose, i peccati più gravi. Stilgar, che cazzo hai fatto di più grave di quanto ho fatto io? Mi preoccupi? Ha fatto le sinopsi. Sì. Ma l'ho messo in mezzo. T'hanno messo in mezzo, non c'entravi un cazzo. Non c'entravo niente. Io vorrei fare un piccolo ringraziamento personale al portatore di luce che sta sempre più in basso di tutti per queste bellissime tazze che ha fatto con le sue manine non sante, dissacranti, che sono bellissime, sono tazze bellissime. Chiunque fa il Patreon con noi, per cui chiunque ci dà dei soldi, può riceverle a casa gratuitamente, pensate, cioè voi pagate per darci Patreon e supportarci e gratuitamente avete anche le tazze, cioè è bellissima questa cosa. Quindi io l'ho avuta in anteprima perché sono andato a casa del conigliastro di persona e dopo ho svariati favori sessuali. Sì, tra l'altro c'è un piccolo momento, volevo raccontare un piccolo momento di intimità tra me e il conigliastro. Io ogni volta che vado a trovare il conigliastro gli suono il citofono e mi presento in maniera diversa. Assolutamente sì, comunque Stil. E, perché? E l'ultima volta mi sono presentato come sicario della triade cinese, se non sbaglio, vero? Sì. E lui mi apre, cioè è bellissima questa cosa. Ovvio, perché non dovrei aprire. Meglio allora, sicari che la triade cinese, o li apri o te sfrango la casa, magari parlandoci. La prossima volta arrivo in suono e faccio Equitalia e vediamo se mi apre. Cioè. No, ma... ma il coniglio, dopo che al citofono ha aperto a me, che mi sono presentato come me stesso, che cazzo esatto. Deve fare? Ormai apre a chiunque. Ma veramente? Anche ai postini. Dove siamo finiti? Ciao tre motivi. Ciao a tutti. Che bello. Siamo qua i soliti noti, sempre più cattivi. Anche qualcun altro online, se siete in chat e siete in radioascolto, fatevi sentire, a noi ci piace sentire anche gente nuova. Non siate timidi. Basta che, cioè... Soprattutto se volete offenderci, fatevi sentire. Guarda, non serve neanche che dite cose necessariamente intelligenti. Sì, tanto al massimo... Anche perché non vi capiremmo. Esatto. Cioè, siamo qua a parlare di sangue e merda, cioè, sono finiti i tempi dove parlavamo di film intelligenti e filosofici. Minchia Wunz, che bello. Vabbè, torniamo a noi. Quindi questa sera vi parleremo appunto di questo capolavoro dello splatter, dello schifo, della sangue e della merda. E la sinossi, come sempre, spetta al nostro rigorosissimo sinossi Stilgar. Sì. Prima della sinossi, solo una piccola menzione. Lo sapevo. No, ma questa è dovuta, perché il film di stasera in effetti non esce dal mio cilindro, ma mi è stato suggerito. Quindi, almeno alla persona che ha suggerito il film, una piccolissima menzione, che sarebbe la nostra devota e carissima Cemmel Bikini. Però, in effetti sulla nostra pagina Instagram, tra l'altro abbiamo Instagram, seguiteci su Instagram, abbiamo Telegram,
iscrivetevi al gruppo Telegram dove ci sono dei bellissimi buongiornissimi tutti i giorni, si parla di cazzate, di tutto cazzate. Lo cazzate, di cazzate, bellissimo. Cioè, quindi entrate nel gruppo Telegram e iscrivetevi a Instagram, seguiteci su Instagram, che voi poi vi seguiamo anche noi se siete bravi e se siete belli. Poi, mentre invece, che cosa vi devo dire? Sì, su Instagram, in effetti, tre motivi ci faceva notare che la settimana scorsa si stava parlando del ninja di Dio. E quindi diceva, allora, avete fatto splatters perché io ho scritto il ninja di Dio nei commenti, si è parlato del ninja di Dio. E però, cioè, in realtà no, perché è saltato fuori appunto da Chainmail Bikini e dal portatore di luce. Però anch'io ho pensato la stessa cosa quando me l'hanno proposto. Ho detto, sì, cazzo, si era giusto parlato del ninja di Dio, per cui direi di parlare di splatters. Dopo questa piccola parentesi, direi di tornare a fare i seri, quasi, e lascio la parola a... No, dai, ti prego, Steel, no, ho bisogno delle tue sinossi. Allora. Per cui, vai! Sì, qui la io volevo dire una cosa. Basta, falla finire. Porta. Allora, la premessa, adesso quando ha finito di ridere il demone, un portatore di luce. Volevo dire una cosa. Vai. Allora, ragazzi. Ho due premesse, forse stavolta le faccio io le premesse. Allora, la prima è che qui di trama da raccontare ce n'è, al contrario dell'altra volta al film di Snas, qui abbiamo una trama, anche una trama, niente di originalissimo, ma una trama abbastanza ben strutturata. La seconda cosa è che mi sono rivisto il film che non vedevo forse dal 91, quindi l'anno prima che uscisse, da tantissimo, insomma, non lo rivedevo, me lo sono rivisto su VVVVID, che è una piattaforma italiana, gratuita. Devo dire che era un po' che non la usavo, non ci andavo, l'avevo sempre usata per gli anime, ho visto che ci sono diversi film interessanti, tra cui questo. Dunque, partiamo con la sinossi. Allora scusa un attimo, prima della sinossi, no, ma questa però è seria, un applauso a te perché anch'io l'ho visto su BBBBB. Grazie. Anche se avevo il DVD, però... Che peraltro è la versione uncut, perché sono abbastanza sicuro invece io che nella mia prima visione ai tempi alcune cose non le avevo viste, quindi anche questo va dato merito a VVD. Comunque, anche se devo ammettere però che la qualità video non era eccezionale. È gratuito, che cazzo. Però è uno streaming. No, ma non parlo proprio della risoluzione, ma proprio la qualità del master da cui l'hanno preso. Sembrava a tratti un VHS. Allora, ha dei momenti dove addirittura si vede proprio qualche stacco di VHS tagliato male. Sì, cioè, sì, si vede, sì, proprio. Sì. Però vabbè, in realtà si fa vedere benissimo la qualità comunque. Sì, per carità. Io adesso però voglio ascoltare la sinossi. Dai, e sì, guai, no, a chi, sì, chi, guai sì, a chi parla. No, sì. Vai, allora, il film si apre con una troupe di ricercatori nell'isola di Sumatra che trovano un rarissimo esemplare di Zingaia, lo chiamano gli aborigeni, gli indigeni, che è una specie di scimmia ratto che è molto temuta dagli indigeni della zona e che viene portata in qualche modo in uno zoo, non prima di aver morso il capo spedizione, un tale Stewart, che per questo viene prima amputato di una mano, perché la scimmia l'ha morso una mano, poi del braccio perché si accorgono che l'ha amputato al braccio e poi si accorgono che l'ha morso sulla tempia e quindi anche la tempia, insomma, deve essere fatta fuori. Poi il film prosegue con una vicenda di una ragazza, una tal Paquita, una ragazza di chiare origini spagnole, da cui nonna le prefigura una grandissima storia d'amore con un giovane che conoscerà a breve e che riconoscerà da un segno particolare di una stella affiancata da una mezzaluna.
capita che succede 10 minuti dopo che entra un ragazzo, Lionel, che facendo cadere delle cose maldestramente sulla scrivania, sul balcone del negozio dove Paquita lavora, viene fuori questo simbolo. Quindi Paquita capisce che è lui l'uomo della sua vita e inizia una relazione con lui. Lionel ha una madre piuttosto possessiva e quando la accompagna la ragazza allo zoo, la madre li segue. La madre li segue, si avvicina involontariamente proprio alla gabbia della zingaia, la scimmia ratto, che la morde. Da quel momento in poi la madre comincerà a dare segni di quello che sembra uno squilibrio mentale, ma che non è uno squilibrio mentale, è una trasformazione. E all'inizio inizieranno a farne le spese diversi personaggi all'interno del film. Ma la cosa particolare è che tutti quelli che vengono poi morsi da qualcuno che è stato infettato da questa zingaia inizialmente e poi dalla madre di Lionel, tutti iniziano a diventare una sorta di zombie immortali. Praticamente è impossibile ucciderli, perché anche squartandoli, aprendoli in due, mettendoli in un frullatore e poi passandoci sopra con un tagliaerbe, alla fine l'intestino ha vita. Quindi diventa molto difficile per i due, il ragazzo e la ragazza, cercare di uscirne fuori. Alla fine, insomma, ci sarà uno scontro finale con un'entità derivata da tutte queste membra. E, insomma, il film è questo un po'. Quindi, ora, la trama è questa, abbastanza semplice, ma di cose di carne al fuoco, e non solo al fuoco, ce n'è parecchia. Quindi io voglio solo citare una scena, che è quella che c'era prima, che c'è diciamo in sovraimpressione, quella della crema, che è bellissima, la scena della crema a tavola, che io sono sicuro di non aver vista nella prima versione, che ho visto anni fa, dove il personaggio, adesso non mi sfugge il nome del personaggio che viene a trovare, insomma, Lionel e sua madre, si trova a mangiare questa buonissima crema, che quando la madre, toccandosi il braccio fasciato, schizzerà del sangue putrido dentro la crema, il tipo continuerà a mangiare dicendo: questa crema buonissima, dolce, morbida e con questo sentore di fragola. Lì, secondo me, è racchiuso un po' tutto l'animo del film, fondamentalmente. E quindi ora vi lascio la parola. Dite voi. Sì, posso inizio io. Allora, innanzitutto vai. Vedo il coniglio molto provato. Prima gli anziani. Sì, sì, no, sì, no. Infatti. Vedo il coniglio abbastanza provato. Non so se perché è ubriaco oppure perché è stanco. È la seconda che hai detto. Vabbè, dai, ma io direi di introdurre il film dicendo innanzitutto le differenze fondamentali col film che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Qua siamo davanti a un autore di talento che ha idee, che anche se non ha mezzi, perché probabilmente i mezzi del primo film di Peter Jackson, Bad Taste, credo che siano come budget gli stessi che aveva Schnass per i suoi Violent Shit. Qua abbiamo una persona che è capace, sia dal punto di vista registico, ma anche dal punto di vista del soggetto e della sceneggiatura, che ha idee da vendere, cioè sia Bad Taste che questo, che diciamo che Splatter si può considerare il Bad Taste fatto meglio, ecco. Non come ovviamente come storia e come remake vero e proprio, ma proprio come idea di cinema. Bad Taste era, diciamo, la prova di quello che si sarebbe potuto fare. Splatters è qualcosa che è venuto decisamente meglio.
Quindi fondamentalmente la volta scorsa abbiamo parlato di qualcuno che pur impegnandosi, pur mettendoci dentro il cuore e l'anima, alla fine non gliela fa, non gliela fa. Mentre Peter Jackson, anche senza mezzi, anche senza pubblicità, quindi senza pompare più di tanto quello che fa, ha dimostrato, poi voglio dire, la storia gli ha dato ragione, che è un autore con gli attributi. Quindi diciamo che fondamentalmente la differenza è questa. Qui il budget che aveva qui era di poco, ma leggermente inferiore a quello che ha avuto poi sul Signore degli Anelli. Se non sbaglio, mi pare che ci fossero 2-3 mila euro dollari di differenza, quindi... Ma giusto qualcuno? Sì, era proprio, sì, eravamo lì, insomma. Sì. In realtà, sentivo, scusatemi se faccio una parentesi, ma perché proprio ne parlavo proprio oggi, a caso, perché non stavo parlando assolutamente di Peter Jackson, però è saltato fuori il discorso che in realtà la base del film del Signore delle Rally con Peter Jackson, quando è entrato Peter Jackson... in tutta la meccanica in tutto l'ingranaggio cinematografico di quel film, in realtà aveva un budget molto 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 basso come film. Sono stati gli investitori che sono arrivati dopo che hanno permesso di creare la vera trilogia, perché in teoria doveva essere solamente il primo libro e doveva essere una roba che si faceva mano a mano, e secondo me la scelta di Peter Jackson è stata anche quella, perché scegliere un regista che era capace di cavarsene anche con poco. Poi invece sono arrivati i finanziamenti veri e allora è riuscito a fare tutt'altro tipo di film. Però alla base era proprio quello di fare un film low budget. Ed è strana come cosa, però non tanto strana tenendo conto del personaggio di cui stiamo parlando. Ecco. E ultima cosa, vedo un intruso. Ultima cosa, cioè, però volevo dire una roba. Quando tu mi facevi il parallelismo appunto di Bad Taste e Splatters, non è solamente, cioè c'è anche tanta citazione l'uno dell'altro in entrambi i film. A me viene in mente, cioè più che altro in Splatters si cita tantissimo Bad Taste, a me viene in mente anche solamente l'inizio. La scena iniziale a me ha ricordato su certe cose la scena iniziale di Bad Taste, quando c'è il personaggio interpretato da Peter Jackson che spara col mitragliatore, ed è il cazzone che spara col mitragliatore, ecco. E la stessa cosa è quello che è quello che poi viene fatto a pezzi, il personaggio che tra l'altro somiglia anche abbastanza a Peter Jackson, cioè, che poi fa una fine di merda, però dico, effettivamente fa anche lui lo spaccaculi col mitragliatore che era uguale a quello che veniva utilizzato in Bad Taste, e beh, si nota molto la citazione. Anche la scena della crema mi ha ricordato molto la scena del vomito di Bad Taste. A lui piace andare su quel tipo di schifo. Dicevi comunque? Sì, comunque, tra l'altro, Peter Jackson si è un po' inventato questo genere, con i suoi primi film, questo ultra gore splatter e di tutte le schifezze possibili e immaginabili, condito di, non ironia, perché non è ironia, è proprio comicità, è comicità allo stato puro, è un po' questo mix strano, estremo, è proprio il suo marchio di fabbrica che ha avuto per un bel po' di anni. Poi si è evoluto anche lui, è diventato serio. Però in peggio si è evoluto in peggio. Ma non... Beh, dai, non è vero, non è vero. Si è evoluto diversamente. Dai, ha fatto anche cose serie. Ha fatto anche cose buone. Ha fatto anche cose buone. Andiamo avanti su questo. Dai, andiamo avanti. L'unico errore che ha fatto è stato andare con Hitler, secondo me. Comunque è stato andare con Hitler, ha fatto anche cose buone, no?
No, no, ci dissociamo. Noi di Carcassa ci dissociamo. No, no, è vero, no, è vero. Ha fatto bene ad andare con Hitler, vero? Infatti. No, scherziamo, scherziamo. Mi dissociano. No, comunque, più che ci sta il discorso che state facendo, perché tutta la questione dell'ironia, anzi della comicità, dello slapstick, praticamente lui è un devoto di Sam Raimi. I primi due film vengono tracciati sul solk di Sam Raimi, sul No Budget, entrambi l'inizio, i loro esordi. Anche sì, Toby Hooper, perché la questione del vegetarianesimo, la questione del alla fine Bad Taste è un fantascientifico, non aprite quella porta. Quindi i suoi totem sono praticamente Toby Hooper per la mattanza e Sam Raimi per l'utilizzo dell'horror e dello slapstick, di cui la massima summa, come fu Evil Dead 2, sarà per Jason Brain Dead, conosciuto in Italia come Splatters. E col meraviglioso titolo di Gli Schizza Cervelli. Gli Schizza Cervelli è, devo dire, uno dei più imbarazzanti doppiaggi mai sentiti in vita. Mamma mia. No, dai, è troppo cazzone. A me piace proprio perché è cazzone. Dove ti sono inventati anche dialoghi dove non c'erano. Sì, infatti, cioè, bocche ferme, però che parlano è bellissimo. Però secondo me sono in tema, dai, cioè rimangono... Sì, secondo me però in alcuni... Però esagerano, in alcuni momenti ne esagerano, sì, sì, ma a me però ho visto troppi film di Alvaro Vitali prima di fare il doppiaggio. Sì, no, allora, però a me piace proprio l'eccesso che ci hanno messo, cioè anche quelli che hanno fatto il doppiaggio si sono fatti trascinare in questa vena trash, cioè quando gli fa tipo l'iniezione di veleno alla madre, è già fatto, cioè che cazzo... Cioè, sì, sì, è pieno... No, basta, sono ste cazzate. No, è pieno di riferimenti alla commercialità italiana, si sì, riammira, alla cultura, quella proprio, quella nazionale popolare. Esatto, da pubblicità Mediaset. Allora, quelli bravi direbbero una comicità pecoreccia. Sì, sì, ecco, bravo, però no, noi diciamo che è imbarazzante. Però ci sta, sono d'accordo con Jack, perché ha quel sapore anni 80 di quando eravamo capaci di rovinare con i nostri adattamenti qualsiasi cosa. Però sì, per me questo rimane il capolavoro di Jackson, del primo Jackson ovviamente specifico, perché non gli voglio togliere nulla, rimane un autore immenso come autore, produttore, scrittore. Poi giustamente ha cambiato, è cresciuto lui e si è sentito in dovere di fare altro. Il primo Jackson, che poi anche lì continua il parallelo con Raimi, perché anche Raimi poi abbandonerà le sue origini per un mainstream più di qualità. Al pari di Raimi, Splatters in Italia rimane il suo capolavoro, perché riesce a mettere d'accordo praticamente tutti. Un film che sbanca i botteghini grazie al festival e grazie poi al passaggio al cinema, ovviamente per i fan dell'orrore, sdogana l'horror splatter comedy dopo 20 anni dalla Casa 2, dopo 10 anni dalla Casa 2. Far riprendere la voglia di vedere frattaglie e gore in una maniera anche ecco, l'autore grande riesce a mettere d'accordo tutti senza vendersi, e lui sta in equilibrio perfetto fra creare un film di culto per gli amanti e un film di culto anche per i non amanti, che riescono a fruirlo disgustandosi, però guardandoselo, divertendosi dall'inizio alla fine, perché poi chiunque conosce le citazioni appunto della scorsa settimana, il ninja di Dio, il tagliaerbe che maciulla tutti, lo zio bastardo, comunque le citazioni da Psycho e da altri film dell'orrore, comunque anche il non affezionato al sangue e merda ma amante dell'horror, e oserei dire anche chi non ama l'horror bene o male sa cosa è Splatters, sa cosa ha fatto Peter Jackson. Questo è il suo capolavoro massimo, poi si ripeterà con altri film stupendi, Meet the Feeble,
Creature del cielo, come quell'altro, Sospesi nel tempo. A Spasso nel tempo è un altro horror. E quindi okay, sì, quello è un altro A Spasso nel tempo è con Massimo Boldi, se non sbaglio. E Christian De Sica, sì, tra l'altro quello l'ho visto al cinema, non so se mi spiego. Sì, sì, vabbè, eravamo giovani e innocenti. E quindi sì. Questa non può valere come scusa. Lo so, però... Esatto. Quando dovevi rimorchiare... Se proprio ci dobbiamo inginocchiare sui ceci, io vi posso ammettere che io al cinema ho visto Paparazzi. Mamma mia. Nino D'Angelo. Forse è peggio Paparazzi, oserei dire. Cioè, secondo me. Sì. Quindi, passiamo lì. Ognuno ha il suo scheletro nell'armadio. Io non lo dico. Beh, io ho visto anche Twilight, quindi penso che posso vergognare. Beh, allora. Secondo me Twilight è peggio di Paparazzi, anche perché questo perché batte Twilight tutti. Non era manco più giovane, quindi non c'è manco più quella scusa che Ma io ho visto Twilight, Harry Potter, La bussola d'oro e Frozen 2, perché ovviamente ci andavi con la tipa dell'epoca e ovviamente ti aspettavi poi il ritorno. Vabbè, posso anche citarlo, Anche perché io tipo il primo tempo della bussola d'oro non l'ho visto per niente, quindi VM18 esatto. hai capito il coniglietto. Comunque torniamo a focalizzarci e qua si riesce a capire anche perché ti fai chiamare coniglio, cioè ormai ho preso il Jackson al chiodo. Splatters è anche famoso perché fu uno di quei film che seguiva la scia dell'horror nel momento in cui c'era la famosa caccia alle streghe di Dylan Dog che andava alla ribalta, che ha sdoganato un po', ha risdoganato l'horror in Italia dopo che negli anni 80 era morto con i capisaldi di Fulci e Argento e Bava, perché Splatters fu il film che fu portato in anteprima al Dylan Dog Horror Fest di quell'anno. Ok, ha vinto recensioni di Carlino che ha visto Amore 14. Penso che lì neanche con i più grandi favori sessuali sarei riuscito a vedere un film del genere. Credo proprio che spero proprio che ne sia valsa la pena, Serafino, perché comunque Splatters, parliamo di Jackson, mi ripeto, devoto fan di Raimi, al punto che forse non dico che lo supera, ma lo eguaglia e può essere considerato al suo livello con i primi due film. Sì. Considerato che anche poi Raimi dal secondo in poi incomincia ad avere budget consistenti, invece Jackson, come ha detto Jack, fino al Signore degli Anelli si deve sempre barcamenare con esigenze di budget. Ma io ripeto, come gli italiani insegnano, di necessità si fa virtù, e Jackson ha sempre dimostrato di essere in grado di gestire sia piccoli budget che successivamente enormi budget. Basti pensare a quella meraviglia che secondo me è King Kong, che è un film troppo sottovalutato, ma secondo me il tempo gli darà ragione e ci ricorderemo di quanto vale quel film. Grande coniglio, non me l'aspettavo questa cosa da te. Alla salute. Grande rapid. King Kong è un omaggio al cinema in toto, però tutti si focalizzano sugli effetti speciali quando non vedono la magnificenza e l'amore che ha Jackson per la materia che tratta in maniera stupenda, ovvero l'amore viscerale che ha questo ragazzo diventato un uomo per il cinema, cioè lui vive, respira cinema, e sì, King Kong, come Splatters, è proprio respiri cinema in ogni inquadratura, cosa che Schnatz però, non attenzione, fa. Sì, però attenzione, Schnatz, questo quello che hai detto tu è verissimo, il fatto è che la differenza, perché anche Schnatz ama la follia del cinema e vive di cinema, per come può lui, il problema è che Peter Jackson è capace, ha le capacità, è bravo a mettere in scena, come hai detto tu, si adatta ai mezzi a disposizione, quindi ti crea anche il film, lo adatta a quello che sono i mezzi a sua disposizione.
Quindi ci sta che se hai un budget ridotto, magari butti tutto sugli effetti speciali, sugli ettolitri di sangue che in questo film, io onestamente credo che pochissimi altri film possono eguagliare come quantità di sangue questo. Sì, ma veramente sì. Pochi. La scena finale, cioè gli ultimi 10 minuti di film, c'è un bagno di sangue, ma mai visto forse nella storia del cinema. Sono buttati coi secchi. E quindi lui intelligentemente... Ma per una scena, 300 litri... 300 litri di sangue, ma per una scena sola. quindi attenzione. E quindi lui giustamente punta più su questo, sulla comicità, perché con quello che aveva magari a disposizione non avrebbe potuto fare un film, tra virgolette, serio. Noi fino adesso non l'abbiamo detto, perché in effetti il film non lo suggerisce come tipologia di film, ma questo di Jackson secondo me si può catalogare in toto come film estremo, cioè in questo film veramente si vede qualunque schifezza e porcheria uno può immaginare, però è trattato con la comicità, con le battute, quindi ovviamente è abbastanza il climax è abbastanza alleggerito, le atmosfere non sono... Anche se forse oggi può essere visto come molto più leggero, all'epoca fu comunque censurato, come ricorda Spielberg. Sì, fu una bomba, perché necrofilia, cannibalismo, zombie... Mamma mia, c'è di tutto, ma infatti c'è di tutto. Cioè, ci sono due zombie poi la cosa che fanno sesso e hanno un bebè mutante, cioè... esatto, di cui uno è un prete e l'altro è un'infermiera, cioè... sì, è fantastico. Sì, ma le trovate geniali di questo film sono una dopo l'altra, ma veramente a raffica, non si smette mai, ogni immagine è geniale. Cioè, anche gli omaggi a Romero si sprecano in questo film, perché sì, ma in questo film ci sono proprio Salini. Sì, ma ci sono un sacco di omaggi, no, allora... quello più affettuoso che a me proprio mi ha stretto il cuore, che l'hai nominato prima tu, Coniglio, è quello a Psycho, c'è la casa sulla collina con la mamma e lui che praticamente come atteggiamento nelle prime inquadrature è identico a Anthony Perkins quando la madre aspetto lui, cioè proprio molto come aspetto e come si pone, lo ricorda tantissimo. Non potevo non citarlo perché c'è, cioè, Mel Bikini ci teneva tantissimo a far sì che si citasse questa citazione, omaggio abbastanza smaccato. Io posso chiedervi, abbastanza evidente in ogni caso. Io posso chiedervi una roba, perché questa non so se è vera oppure no, perché io l'ho notata. Però io sono malato di mente, per cui non lo so, forse sono io che sono pazzo. Però il ratto scimmia non è una citazione di quella villa in fondo al parco? Può essere. Quel film di merda con Eva Grimaldi. Sì, è vero. Che era un incrocio tra un ratto e una scimmia. Sì, è vero. Oddio! Onestamente dubito che possa derivare da là, però... Però sì, è quello, cioè il ratto scimmia è quello. Sì. Anche se secondo me il suo omaggio era proprio a Indiana Jones e tutto quel tipo di cinema fantastico. Anche King Kong stesso, l'omaggio, cioè sia all'inizio che alla fine a King Kong. Era da lì a divenire prima o poi questo film. Cioè ce l'aveva proprio... Ma così come secondo me c'è un altro omaggio anche abbastanza evidente a un altro film bellissimo di qualche anno prima, che è in Italia Dimensione Terrore, Night of the Creeps, dove c'è quella festa dei ragazzi dei college in casa che poi diventano tutti zombie. Anche quello lo ricorda tanto.
Poi c'è, no, anche, no, la, film è... c'è anche tre... la citazione ai diabolici, però questo c'è, è più... tre motivi. Vuole portare la discussione sul serio e dice: io ci vedo anche la tragedia greca, l'Edipo, Medea. Sì, sì. Ah, sì, sì, perché anche, no, perché poi, perché no, anche perché poi, se vogliamo proprio metterla su questo piano, lui a un certo punto, alla fine, lui rientra in sua madre. E quindi, cioè, potremmo anche vederlo da quel punto di vista lì. Che tra l'altro quella invece, secondo me, quella lì poi è un'autocitazione che ci fa capire anche i problemi mentali di Peter Jackson, perché in due film, nei suoi primi due film li fa concludere entrambi alla stessa maniera. Cioè, sì, la morte, vero, del cattivo, vero, finiscono alla stessa maniera. Vero, colui, vero, che esce fuori dice mi sento rinato, uguale. Vero. Quindi, vero, secondo me lui ha dei problemi mentali con sua madre, secondo me. Cioè, lui ha proprio delle mommy's issues. Comunque, guarda che la cosa che ha detto, che ha detto tre motivi, non è, è interessante, perché in effetti ci sono gli stilemi della tragedia greca, che tra l'altro non sempre è solo tragedia. Sì, 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 è vero, è vero. Il dramma, la disperazione, la tranquillità che viene totalmente stravolta, il fatto di dover affrontare tutte queste disgrazie una dopo l'altra, il rapporto con la madre. Ricordiamo che la tragedia nasce come catarsi, e cosa c'è di più catartico di un personaggio che esce dal ventre di un mostro squartato che era un suo parente, tra l'altro. Ma se noi parliamo anche di, comunque, di come si dice, del cammino dell'eroe, è proprio, che poi ovviamente viene poi ripreso anche nel Signore degli Anelli, perché comunque sì, abbiamo tutti questi percorsi iniziatici anche nel Signore degli Anelli. Anche in Splatters c'è, perché in Splatters l'eroe prende, affronta le difficoltà, fa un viaggio che nel caso di Splatters è comunque più interiore che esteriore. Dopodiché affronta la morte e ne rinasce come nuovo individuo. E cazzo, non si può negare che ci sia anche un percorso iniziatico all'interno anche di Splatters, come poi in tutti e tre i personaggi principali del Signore degli Anelli, che hanno tutti e tre un momento in cui affrontano la morte e rinascono, sia Gandalf che Aragorn che Frodo. E non, vabbè, è un caso, cioè, non è la sceneggiatura originale adesso, no, lo so, okay. Però lui, però è comunque qualcosa che fa parte della cultura di Peter Jackson, perché Peter Jackson è probabilmente da quando ha 10 anni che voleva fare il film del Signore degli Anelli, quindi sì. sa di cosa sta parlando, per cui non darei tanto per scontato che sia un caso, che sia un caso. In realtà no, non potrebbe anche essere una cosa ben ricercata, paradossalmente, nonostante il film sia un tripudio di schifezze, di stupidità immensa. Allo stesso modo, però, forse determinati significati sono anche un po' cercati da parte di Peter Jackson. Sì, sì. Poi, tra l'altro, riprendendo quello che diceva prima il coniglio, quindi l'amore viscerale che ha Jackson per il cinema in generale, ma per alcuni autori in particolare, li abbiamo citati quasi tutti, quelli che si vedono in Splatters, però in Splatters... Dio mio, c'è tanto Yuzna, ma tanto Yuzna. Sì, c'è Society, c'è Society. La parte visiva, cioè le visuali. Ma anche per alcune ideuz, perché voglio dire, questi zombie o questi morti ritornati, non so come chiamarli, forse tecnicamente, sì, in effetti sono zombie. Sono apparentemente assolutamente indistruttibili, cioè non muoiono mai, non solo, ma si rianimano, e le parti rianimate, come il Reanimator 2, come il Ritorno dei Morti Viventi, e anche il Ritorno dei Morti Viventi, il Ritorno dei Morti Viventi di coso di O'Bannon, che tra l'altro viene citato anche fortissimamente con la scena del cimitero. Sì. No, ma sì, non sì, solo. Dove ci sono i punk al cimitero, sì, sì. No, voglio dire, di omaggi ce ne sono. Comunque le parti rianimate, rianimato. Anche il siringone che utilizza. Sì, sì, dai, l'intestino che si rianima.
ma anche la scena liquido verde, poi, ma anche la scena dell'imbalsamatore, cioè secondo me molto molto su quel genere lì. Quindi ah, tra l'altro nella scena dell'imbalsamatore c'è Peter Jackson che fa l'assistente. Per lui sceglie sempre delle parti stupide, cioè i personaggi più stupidi del film, quelli che fanno sì, più ribrezzo, lui li vuole fare. Cioè, anche nel Signore degli Anelli, cazzo, poteva fare qualsiasi personaggio per fare un cameo, ha scelto l'orco con lo sghembo. Allora, la manina storta. Io gli voglio bene, ma già abbiamo nominato il Signore degli Anelli più del dovuto. Hai ragione. Allora direi in bad taste lui fa due ruoli, di cui esatto. Uno è il capo degli eroi, e tipo alla prima scena tipo gli si apre il cranio e va in giro a fare il quanto è geniale quella scena, il folle che si apre il cranio, si rinfila dentro il cervello e poi se lo richiude e va avanti. Ogni volta che si apre il cranio lui perde i sensi e torna giù. Io l'ho visto a 13 anni in VHS, che mio padre è stronzo, mi ha detto vediamoci sto film che fa ridere, e io non sapevo se odiare mio padre quella sera o se amarlo fortissimamente. E questo trauma ce l'ho ancora a 42 anni. Perché a 13 anni vedere una cosa che ti fa ridere fortissimo, ma ti disgusta, e vedere uno che cammina con una cintura in testa perché gli si apre il cervello e dici che cazzo sto vedendo, come devo reagire io? No, ma quando tipo lui continua a rinfilarsi dentro il cervello ogni volta che gli cade, no? Esatto. Fino a che a un certo punto lo pesta, allora prende il cervello di uno degli alieni e se lo mette. E anche qui corsi e ricorsi storici, se in Splatters abbiamo il porridge disgustoso, in Bad Taste abbiamo il vomito. Però allora senti, voglio dire una cosa, anzi due. Una al conigliastro, che cioè, non c'è proprio dubbio che cosa devi pensare di tuo padre, perché cioè, io se avessi solo visto quella scena ti dico che cosa avrebbe detto, la cosa, quindi solo massimo rispetto. E due è che volevo sottolineare il fatto che quello che avevi detto all'inizio, e cioè Peter Jackson veniva da già un paio di successi non planetari, cioè non aveva fatto gli incassi di King Kong che così non t'ho citato altro, esatto. Però voglio dire poteva fare qualcosa di diverso. Invece nel 92, quindi quando ormai questo tipo di genere sì. se vogliamo per il cinema non proprio di nicchia non esisteva più, cioè questo tipo di cinema esisteva solo per le nicchie, no? Ha fatto sto film. Cioè, sì, era morto il genere. Capito? Lui lì, come dici giustamente, ha dimostrato avere proprio gli attributi, come diceva prima il portatore, perché fai una cosa del genere, rischi di rovinarti, perché cioè, alla fine è la prima volta, no, che magari hai la possibilità di farti vedere un po' al di fuori della Nuova Zelanda, Australia e quant'altro, e fai una cosa del genere, e che vabbè, sicuramente agli appassionati sarebbe piaciuta, ma il rischio che tutti gli altri t'avessero mollato addosso chili di merda era grosso. Non solo, ma che si ghettizzasse nel genere sì, volevo dire in quel senso. Come cioè, fece Schnass, no? Che con Violent Shit continuò. Guarda, Coniglio, con tutto il bene che io posso volere ad Andrea Schnass, che me lo guarda, lo ospiterei a casa mia, gli darei da mangiare ogni giorno. Però dai, non paragonare, ma mettere nello stesso discorso. Facciamo, Peter Jackson e Schnass. Un altro paragone. È come esatto. È successo a Butgerate, no? Che alla fine tutti noi da lui ci aspettiamo sempre il capolavoro malsano, magari lui vorrebbe girare un film normale, tranquillo, lo stesso Picchio, no? Che è amico nostro, che ci dice sì, però fatemelo girare un film, se io sono capace di girare un film, non so fare solo Morituris, però lui ormai viene visto come il regista estremo italiano, no? Però il disco per Jackson, anche se c'avesse il budget, farebbe quello, eh? Sì, anche secondo me. Secondo me, Picchio farebbe quello.
cioè farebbe uno splatters, cioè, mi viene in mente, piccola parentesi ma veloce perché è tutto un altro genere, cioè è tutta la puntata su splatters, mi viene in mente Stuart Gordon che negli anni 2000 cercò di diventare un regista serio, secondo me riuscendoci con King of Dance, con Stuck e con Edmund, tra l'altro scritti da Mamet, e sono due film drammatici stupendi, però Gordon viene ricordato per The Animator, Dagon, che sono filmoni nel genere horror splatter, però non è mai riuscito a fare quel passo in più che Jackson è riuscito a fare da Creature del Cielo in poi. Con Splatters c'è il rischio che, come vieni innalzato come regista di super splatter, horror e comedy, tanto più che poi i film successivi furono Meet the Feebles, che comunque fu un flop assoluto, e non me lo spiego perché, cioè oddio, me lo spiego perché tu prendi Muppet e li metti in un contesto sociale e horror, tu peggio di Bad Taste, tu sconvolgi la platea, tanto che al punto è un po' un film maledetto, e poi fai Sospesi nel Tempo, che è un po' la sua maniera di restare nel giro senza perdere terreno. Secondo me l'ultima spiaggia fu Il Signore degli Anelli, perché sennò l'avremmo un po' perso Jackson, però il rischio c'era che si fossilizzasse nel cinema horror. Beh, ma è lo stesso discorso, dire, se vi ricordate, cioè, scusami, se vi ricordate, lo stesso discorso che ci aveva fatto anche Lado quando l'abbiamo intervistato. Esatto, lui, dopo i primi tre film, ha detto: no, ora faccio qualcosa di diverso, perché sennò finisco come Bava, che continua, che farà, cioè, che, con tutto il rispetto, però io non voglio fare quella roba lì, cioè, io non voglio fare tutta la mia vita a fare sempre lo stesso genere di film. Esatto. E infatti poi ha cambiato totalmente genere, ne ha fatti di tutti i generi, cioè lui ha diretto qualsiasi cosa, anche la fantascienza, quindi commedie romantiche e tutto, quindi. Sì, diciamo che però Jackson, gli inizi di Jackson, i primi film, non dico che erano autoprodotti, però insomma quasi, quindi diciamo che in questo ha avuto sicuramente una grande libertà. Voglio dire, il film dopo questo è stato Creature del Cielo, che voglio dire, ci vogliono, abbiamo parlato fino adesso degli attributi, ma dopo un film come Splatters fare Creature del Cielo, ce ne vuole, due anni e dopo. Vincere Cannes, tra l'altro. Porca miseria, ci vuole coraggio, ci vuole capacità, perché sono due cose totalmente agli antipodi. Cioè, se splatter, se è qualcosa che viene fuori da Raimi, Romero, Yuzna e tutti quelli che abbiamo nominato fino adesso, Creature del Cielo viene fuori da Picnic at Hanging Rock. Quindi lo stavo per dire io, da Peter Way, è proprio lui. È proprio un cambio quasi psicopatico. Quasi da psicopatico, quindi, ma dai. Infatti, quindi, la grandezza di Jackson è questo, che ti dimostra: io sono un cazzo di regista e posso fare quello che voglio. Esatto. E adesso io, scusatemi, però volevo fare anche una piccola parentesi su Peter Jackson, proprio a livello mio personale. Onestamente, io penso che Peter Jackson, anche a livello di non solo artistico, ma anche proprio di livello, a livello di responsabilità e, come si diceva anche prima, di coraggio, è una persona veramente incredibile, come pochi ce ne sono in quell'ambiente, perché lo ha dimostrato appunto decidendo appunto di fare uno splatters. L'ha dimostrato cambiando totalmente linea per i suoi film successivi. L'ha dimostrato facendo piovere le teste mozzate all'interno di Minas Tirith nel Signore degli Anelli. E lo ha dimostrato, secondo me, forse ancora di più nel momento in cui, e qua perché non abbiamo ancora parlato di quel film, però quando ha preso le redini del progetto dell'Hobbit, che era un progetto totalmente fallimentare, totalmente destinato all'oblio, dopo che ci aveva messo mano una persona di cui non voglio neanche nominare il nome, perché sennò divento un vecchio di merda che parla sempre delle stesse cose. Però qual è stata proprio la dimostrazione? Cioè, abbiamo un cosiddetto artista, grande personaggio dell'ambiente, da tutti rispettato,
che prende il progetto e poi lo abbandona perché non è in grado assolutamente di gestirlo, e Peter Jackson che arriva a produzione praticamente avviata con già metà del budget divorato, prende in mano tutto, sa che dovrà gestire quel poco che è rimasto e sa che dovrà inghiottire tanta merda, e lo fa perché è il suo lavoro, cioè, e ci mette il nome e ci mette tutto, quando quell'altro personaggio non ha neanche voluto essere inserito all'interno dei crediti. E quindi questo dimostra che tipo di persona è Peter Jackson nei confronti del Toro. Ma guarda che compare del Toro nei crediti. Sì, ho capito, però in che veste? Cioè... Ma io prima o poi questa storia la leggerò bene, perché il tuo odio per Del Toro è risoluto e quindi no, beh, dovrò riabilitare questa figura. No, ma una trilogia di cui non me ne frega una merita minchia. No, ma neanche a me me ne frega di quella trilogia, però ti dico, a me il mio odio per Del Toro deriva anche da quello. Cioè, io non è che un artista io lo prendo e dico dai, non lo apprezzo perché ha fatto una roba che non mi è piaciuta. È che Del Toro, onestamente, a parte Hellboy, per il resto non ha fatto niente che io non possa dire cazzo. Hellboy, Il labirinto del fauno... Che a me non è piaciuto. Vabbè, a te non è piaciuto. La forma dell'acqua, Crimson Peak, Pacific Rim... Quando ha copiato Tim Burton e non gli è venuto bene... Diciamo che Del Toro qualche cosina l'ha dimostrato, ma la puntata è su Splatter. Esatto, scusatemi. Tornando comunque al mio discorso personale di Peter Jackson, che comunque ha dimostrato in tutta la sua carriera di essere una persona, oltre a un grandissimo cazzone, in grado di tirar fuori le peggio minchiate in un film, ha dimostrato anche di essere una persona estremamente responsabile e coraggiosa, anche dal punto di vista professionale, e tanto di cappello, per l'amor del cielo. Cioè, Peter Jackson è quello che in Bad Taste ha fatto la gag del tizio che cerca di scappare in macchina, il mostro che gli sta dietro, e poi lui si accorge dopo un minuto che non aveva ancora tirato il sudore una mano. Cioè, io quando ho visto quella roba la prima volta in Bad Taste, ho detto ma quest'uomo è un genio. Cioè, perché in tutti i film, quando c'è uno che parte con la macchina, c'è il mostro che gli sta dietro e tu dici ma cazzo, sta andando in macchina, figa, andrà a 40 all'ora, come fai a star lì dietro? Via, qua, dopo ti rendi conto che, oh no, tira su freno a mano e va. Cioè, è un genio. No, ma così come in Splatter c'è una scena in cui nella mattanza finale, dove c'è sangue dappertutto, il tipo non riesce a correre perché scivola su sangue. Quella è da comica degli anni 30. Che poi salta sui pezzi dei cadaveri. Sì, quello è Stallone. Quello è Buster Keaton all'ennesima potenza. Buster Keaton più che Stallone. Sì, è vero, vero. Che lui il cinema lo conosce profondamente. Sì. Non è che lo cita, lo plasma come vuole lui. Sì, lo fa suo, lo fa suo. Esatto. È vero. È la sua interpretazione. No. Esatto. In effetti, forse è improprio parlare di citazioni o di omaggi, perché in effetti sono cose che fanno parte del suo bagaglio culturale, quindi anche artistico. E lo fa vedere in quello che realizza. Esatto. È chiaro. Così come Schiele citava era vissuto con Klimt. Esatto. Non è quindi, che lì dire, poi... quello non è che copia o cita, fa parte di quello che gli piace, di quello che ama. E quello è il tuo linguaggio, e quindi esatto. È la sua versione dell'arte, quindi appunto... E la sua versione della vita. Questo. Sì, e poi tra l'altro abbiamo detto di Jackson, praticamente abbiamo tessuto le lodi di Jackson, è una delle sue... dei suoi più grandi punti di forza è che si vede che è una persona che crede tanto in se stesso, cioè veramente quello che realizza lo fa
con assoluta convinzione, se ne frega di quello che può pensare lo spettatore o il distributore. Cioè lui questo, fa quello che gli piace questo fare. Secondo me anche Schnatz, eh? Cioè, è vero. Ecco, se dobbiamo trovare un punto in comune, è questo. Questo è vero. Bravo, è vero. Abbiamo trovato il punto di contatto tra Peter Jackson e Andreas Schnass, che fanno il cazzo che vogliono. Però, come abbiamo detto, Schnass ha quella bontà alla Ed Wood che, nonostante sia un incapace, gli vuole bene perché si vede che ci crede in quello che fa. Peter Jackson, al pari di Orson Welles, ci crede e lo fa bene, e quella esatto. È la differenza, perché Peter Jackson per me è l'Orson Welles degli anni 90-2000, cioè della nostra generazione. Oh, che sparata! Sì, ha ridefinito il concetto di cinema. Fino a un quarto d'ora fa gli hanno detto tutti i colori. Sì, era vero. Pensa se era perfetto, che chi poteva essere. Allora, capito? Essere critico con un regista significa dare i giusti meriti e criticare in maniera aspra quando sbaglia. Ha preso delle enormi cantonate, come è giusto che sia, Amabili Resti, Il Signore degli Anelli, L'Hobbit, glielo perdono, perché come dice Jack ha preso un progetto ancora più suicido del Signore degli Anelli, però tipo Amabili Resti è indifendibile, non sembra neanche Peter Jackson a girarlo, però fa il suo dovere come film da cinema mainstream, tratto da un bestseller che tra l'altro ho letto, quindi sì, diciamo che ora Jackson, forse anche lì col suo eterno silenzio, perché è più nelle vesti di produttore che di regista, ha capito che magari non è il momento per fare quello che vuole, o magari ha esaurito le sue cartucce. Comunque, minchia, con la sua filmografia, per un regista basterebbe la metà di quello che ha fatto in un solo film. Quindi forse anche lì sta la sua grandezza, capire quando fermarsi e non rompere i coglioni. Sì, in effetti lui non è un autore che ha fatto tantissimi film, per niente. Li ha fatti quando ha voluto farli e quando ne ha avuto la possibilità, e magari anche quando ha sbagliato, tra virgolette. Non è mai un brutto film, un film di Jackson, partiamo da questo presupposto. È che quando giri solo capolavori, quando fai un buon film ci rimani un po' maluccio, ecco qui, questo sì, però è sempre un ottimo film, di sicuro non è Steven Spielberg, che poi ha preso una china strana in cui ha girato di tutto e di più, magari Jackson ha detto chi cazzo me lo fa fare, mi fermo un po' e produco merda come Macchine Mortali, cazzatine varie, vabbè, sono sempre soldi. Mai dato un'ottima idea per il mio prossimo, per la mia prossima frattaglia. Grazie, prego Stilgar, non ti preoccupare, io nasco per illuminarvi, però il più bel film di Steven Spielberg, il primo. Sì, bravo, ma quello altro che frattaglia, di quello no, ci possiamo fare una puntata. Duel è un capolavoro assoluto. Come tutti, a me fa incazzare Steven Spielberg, perché come tutti ha iniziato con l'horror e il fantastico, e poi è diventato il cantore dell'innocenza di sta ceppa dei bambini. Però calma, perché Steven Spielberg, adesso non voglio aprire una cosa, però Steven Spielberg è un grande regista, e questo non è chi cazzo non dice togliere mai, uno dei più grandi. No. Poi dopo sulle scelte che ha fatto ne possiamo parlare, però vabbè, comunque adesso non è il momento, dai. Ragazzi, come tutti ha iniziato con l'horror, ragazzi. Io comunque dico che la cosa più geniale in Splatter, cioè quella che proprio mi sono detto questo uomo è un genio, è lo zombie che viene sviscerato, le viscere che si muovono da sole, che praticamente zampettano coi polmoni, si portano dietro tutto l'apparato digerente, con tanto di sfintere che scoreggia, che non aveva fatto mai nessuno dall'altro, neanche nel Ritorno dei Morti Viventi c'era questa cosa. Cioè io quando ho visto quella roba ho detto questo uomo è un genio, e si specchia e si guarda allo specchio e si specchia. Quando c'è la scena che rimane il tizio che
No, cioè, vabbè, no, è fantastico. Forse solo quello, ma per dire, anche l'utilizzo del bambino zombie, guarda che anni luce avanti rispetto a tutta la produzione. Oggi non sarebbe, oggi non sarebbe possibile fare una roba del genere. Stessa cosa. Beh, no, vabbè, non è vero in realtà. È che non avrebbe quella visibilità, cioè al cinema è possibile a quel livello. Esatto. Sì, nel senso lo vedi ancora, lo vedi nei festival, lo vedi nelle nicchie, come dicevamo, che l'avevamo visto, no, una cosa del genere, l'avevamo visto al festival, non mi ricordo qual era, c'era la Via Frey, si chiamava? Via Frey del Fanta Horror. Via Frey, dove c'era quella del bambino della, che era deforme dentro la spazzatura, sì. Poi lo ricordavo, mi sembra che era lì, no? Ed è molto, Be Afraid, ed è molto è un festival, è un festival molto... Esatto. È un festival piccolo, quindi invece questo era un film che andava nei cinema, nelle sale, la differenza sì, è quella. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, è quello il fatto, cioè, è per questo, come ho detto prima, lo ritengo un capolavoro, perché riesce a mettere d'accordo tutti, ma tutti, dal ragazzino... anche il critico più pignolo, cioè, non può notare la perizia tecnica e tutto l'amore per il cinema che c'è in questo film. Cioè, per dire, un Morandini non può parlarne male oggettivamente. Non voglio leggere la recensione che ha fatto, di sicuro avrà dato i suoi soliti 3 stelle, che comunque no, 3 stelle secondo me di meno. No, un 3 stelle Morandini in un horror è un capolavoro praticamente. Guarda, ora lo vado a cercare mentre voglio parlare. E perché ragazzi, Splatters, e torniamo un attimo a parlare del film, è una bomba, cioè c'è di tutto. Ne parlavamo prima in chat, c'è cioè, la scena in cui lui deve andare a trovare dei sedativi da dare a questi zombie per tenerseli buoni mentre ce li ha in cantina, si rivolge al veterinario, il veterinario è praticamente un ex nazista, cioè meraviglioso, ma la cosa, guarda, la cosa c'è. Meravigliosa, ah. Ma grande il Mereghetti, però quello è il Mereghetti meraviglioso. Allora, comunque stavo dicendo, Jack, la cosa più bella di quella scena è che ovviamente lui è un ex nazista, ma la cosa più bella è che quando se ne va, esce dalla porta e si vede l'inquadratura di spalle del veterinario, c'è cioè il camice strappato con la svastica che esce fuori, è meraviglioso. Allora, due stelle e mezzo il Morandini. Mereghetti dice questo. Vabbè, su come la madre racconta la piccola trama, diciamo, leggo l'ultima parte che dice che Jackson non sia un regista dozzinale si vede dalla cura dell'ambientazione, l'azione si svolge negli anni 60, e da certi deliziosi lampi di humor nero, ma alla fine l'impressione è di uno scherzo tirato per le lunghe. Vabbè, ma contento. Il Morandini è più buono, il Morandini più buono. Dice... La carneficina dura più di un quarto d'ora e segna lo zenith dell'horror trucido. Eppure una certa cura nella ricostruzione degli anni 60 in cui è ambientata l'azione rivela in Jackson un regista tutt'altro che sprovveduto. 2 stelle e mezzo, che non per abbiamo, il Morandini, che dava uno a Argento. Sì, che sì, non, sì. Non l'abbiamo detto, ma il film in realtà è ambientato negli anni 60, 57 mm-hmm. addirittura, non mi ricordo. Comunque, e quello non l'abbiamo detto perché anche lì c'è un lavoro... non indifferente fatto da quel punto di vista lì. Sì, perché considerando che è un film a basso budget, a parte diciamo i costumi, ma ci sono alcune scene in esterno dove si vedono parecchie auto, ci sono una decina di veicoli che girano, sì. Che sono tutti dell'epoca, quindi o in quel periodo in Nuova Zelanda avevano tutte quelle macchine, esatto. O sicuramente... Era mille miglia. È arrivato Green. Ciao Green. Anche Max c'è. Up Patriot to Arms. Devo fare le citazioni colte perché c'è Max, devo fare le citazioni colte. Ma lo dicono anche quando c'è il dialogo fra Paquita e il dottore. Ah, ho visto che c'era anche Max. Ciao Max. Anni 60. Ma comunque sia, sì, cioè, e la cosa bella, secondo me, di questo film, tra l'altro, aspetta,
tra i motivi ci diceva la scena del nazista, ma hai visto che ha le corna il nazista in un'inquadratura? Sì, è Non vero, è ci vero. avevo fatto caso io. È vero, lui si appoggia al muro proprio quando il protagonista gli chiede il sedatavo. Lui si va indietreggia e si appoggia a spalle al muro e nella parete ci sono due corna di... non sono caprone, però di qualche animale neozelandese sicuramente. E lui, c'è questa scena dove si vede lui con queste corna che escono, è vero, E comunque sia, il fatto è che in questo film ci sono tanti personaggi e ogni personaggio poteva essere anche semplicemente un riempitivo. E invece ogni cazzo di personaggio ha una sua storia, una sua personalità. Il prete, ragazzi, il prete è praticamente uno dei meraviglioso. protagonisti del film. Vedete che Meraviglioso. Ed è il tizio che doveva fare il funerale. Cioè, era quella l'idea di base del personaggio, eppure Sì. poi È è diventato veramente il protagonista. vero, è vero. Ma già il prete, voglio dire, ha una sua presenza scenica, ha delle battute, un po', ma l'infermiera, dai, l'infermiera che si vede per 2 secondi da viva e poi è in tutto il film, è meraviglioso. Ma il fatto dico appunto anche l'imbalsamatore, cioè anche l'imbalsamatore ha di quelle puttanate. Cioè, se voi ci pensate, quando c'è la scena tipo lui durante il funerale, che a un certo punto vede che succede il casino perché lui arriva col cadavere della madre e quant'altro, c'è cioè, l'imbalsamatore che si asciuga la fronte col fazzoletto che ho usato prima e si sporca tutta la faccia del verde dello Esatto. schifo del cadavere. Comunque, Ah! a proposito di personaggi, della cura e della perizia che c'è nel costruire questi personaggi, perché in effetti no, non c'è nessun personaggio di contorno banale. A me, onestamente, è piaciuto, piace un sacco come personaggio lo zio Les, perché è vero che è un pezzo di merda, uno stronzo, però L'erotomane. quando un misogino, tutto quello che volete, un alcolizzato, un truffatore, però quanto è Però ha figo, anche dei difetti. quanto è figo quando massacra gli zombie, ma Sì. mamma mia, Sì. fighissimo, con la doppia mannaia, tipo Sì. tritacarne, è meraviglioso, meraviglioso. Che poi lo dice anche, meno male che in questa casa c'è qualcuno con le palle. Dici, mica picchiato sti cazzo di zombie, è Sì, lo tra l'altro stronzo, a però lui è lo l'unico picchiano che lo sempre fa. sulle palle, peraltro. Esatto. Ultimamente Cioè, anche quando gli lanciano il bambino, dove lo pigliano? Nei coglioni, sempre. Ma peraltro c'è anche la scena di sesso tra zombie, che non lo so se l'avevo mai vista, me lo stavo No, no, chiedendo. la versione su Italia 1 era censurata, ma lo scrissero che No, fu se l'avevo mai vista in un censurato. altro film. Cioè, il sesso tra zombie. Ma credo che c'era anche nel Ritorno dei Morti Viventi. No, Non me la ricordo. no, Però sicuramente fu una novità c'era. vedere anche i zombie. No, i zombie che partoriscono un bimbo è una novità assoluta. Tra l'altro nel giro di una giornata, cioè, Vabbè. tremendo, cioè, veramente. Tra l'altro il Guarda, concetto io di sicuro. si parlava prima, scusatemi, del discorso se sono zombie, se sono infetti, che cazzo No, sono. sono In realtà zombie. sono decisamente zombie, perché comunque riprende il concetto dello zombie magico haitiano da un certo punto di vista. E quindi, perché c'è tutta una parte mistica della storia, e ci Sì. sta, perché è un mescolare il fantastico giusto. Dicevi portatore di luce? Quindi citiamo No, anche Don dicevo Nero. che diciamo che le scene di sesso tra zombie non sono frequentissime, però io di sicuro l'ho vista in quel film che in Italia è uscito con un titolo tipo Mai al Bravo, zombie. anche i morti lo Ah, fanno. sì. Ah, sì. Sì, vabbè, Che ma il qua era. siamo anni 2000, sicuro, Sì, primi anni 2000. sulla scia di Shaun of the Dead, poi tradotto Sì, con L'alba film dei morti. tedesco, se non sbaglio, Sì.
che onestamente non era proprio malvagissimo. Non me lo ricordo, brutto. Se l'avesse girato Schnass sarebbe stato meglio. Io no. mi ricordo una scena che mi aveva fatto ridere, cioè per il resto era un po' non me lo ricordo molto. Tipo la scena iniziale, quando c'è la nonna haitiana che entra con lanciafiamme, vaffanculo, fa tutti i zombie lì da fuoco, dice wow! Però a parte quello, mi aveva abbastanza annoiato. E lo vidi anche al cinema, tra l'altro, parlando di film di cui un po' ci si imbarazza, io sì, mai al zombie l'ho visto al cinema. Comunque, se abbiamo un certo tipo di splatter, cioè se avevamo, perché no, non l'abbiamo più, again, se avevamo un certo tipo di splatter appunto al cinema, dobbiamo ringraziare Peter Jackson, fa ridere perché il film si chiama Brian Dead, ma in Italia divenne Splatters, gli schizza cervelli. Non capisco perché cambiare così, forse Brian Dead ti potevi confondere con qualcos'altro, non lo so, però vabbè. No, non andiamo lì. Vabbè, Bad Taste diventa fuori di testa in Italia. Sì, infatti, tra l'altro ti confondevi perché Coevo c'era una commedia sporcaccione italiana che era fuori di testa, quindi voi immaginate me da ragazzino, minchia, fanno fuori di testa Italia 1 e poi mi vedevo sta cazzo di film di merda. E c'era anche poi fuori di testa che era Wayne's World, no, Fusi di testa, quello era. Ah, Fusi di testa. Così di testa, era. Uno e due. Delaware, sì, comunque poi, secondo me Coniglio, ci prepariamo, ma dobbiamo fare una puntata sulle traduzioni italiane dei film, sulla distribuzione dei titoli italiani, perché là veramente c'è da massacro. Jack lo sa, ciao Sara, è un pallino di carcassa dai tempi delle prime puntate, perché ci divertivamo con le traduzioni. Dobbiamo fare. Perché Ghostland, la casa delle bambole, Hereditary, le radici del male, Midsommar, il villaggio dei dannati, cioè proprio l'Italia dà sempre il meglio di sé. In sì, infatti cosa. Sarebbe un'idea questa qui. Il migliore, sì, secondo me, rimane sempre The Texas Chainsaw. Sì, sì, sì. Che quello. È forse l'unico caso in cui l'italiano... Infatti, guarda che là è l'unico ci può caso. Stare. Infatti, sì, ho capito, però non ci può stare. Cioè, col titolo originale... Vabbè, però, tipo, I Spit on Your Grave, non violentate il corpo di Jennifer. Porca puttana. The Gate, non aprite quel cancello. Evil Dead, la casa. Ci facciamo una puntata, dai. Tiriamo giù una lista. Però dobbiamo dire, non ce ne vogliono i nostri amici spagnoli, sono migliori di noi gli spagnoli, perché cazzo ci superano, sì. Ma di tante piste gli spagnoli. Ma ritornando a bomba su un filmone, già siamo 1:20, quindi potremmo anche andare a chiudere se non abbiamo cose essenziali da dire. Splatter, se non abbiamo detto, e anche il Morandini lo ammette, forse non così in maniera entusiasta come noi, è veramente la stella, il firmamento, è lo zenith, il punto più alto della produzione splatter mainstream. Perché non consideriamo poi, citando Shiva Produzione, il cinema degli eccessi come a Serbian Movie, Human Centipede, come dice Silgar, questi sono tutti film da festival che ti vai a trovare in una maniera o nell'altra, ma un film che va al cinema con questa potenza, al punto veramente da come fu Evil Dead 1 o L'Esorcista, veramente sconvolgere lo spettatore, ma divertirlo allo stesso momento. Rassegnatevi, perché questi film non ci andranno più. Cioè, non ci andranno, ma questo fu l'ultimo. Credo che un caso simile, ma con motivazioni diverse, fu Hostel. Ma sì. Hostel fu figlio di un marketing... Hostel... Yes. Ma stiamo parlando marketing di aggressivo, sì, ma là sì, però c'erano non c'era i soldini, esatto. È come se mi dici Planet Terror, Rodriguez, per carità, Splatter è quello che ti pare, ma è un'altra cosa. Hostel, in effetti, Hostel all'epoca per le sale cinematografiche, sì, dai, non era una cosa tanto leggera, esatto. E comunque, mai dire mai. Per come la vedo io, e a me personalmente anche mi viene in mente Saw. Il primo Saw era fatto con
con la paghetta settimanale, ed era un film veramente notevole per quello che era, cioè per l'amor del cielo, e ha fatto davvero un movimento, anzi è stato un evento, un fenomeno. Sono passati anni, ormai, in effetti è vecchiotto anche quello, però è comunque più recente di Splatters, e per cui chi lo sa, cioè chi lo sa cosa ci può dare il futuro, cioè non possiamo sì, neanche ma secondo cioè, me abbiamo avuto anche un 2019 veramente notevole per quanto riguarda gli horror, per cui ma non lo splatter. Non lo splatter, per l'amor del cielo, ma va a periodi, adesso ci sono stati eventi e film che hanno comunque spostato, un po' come è successo con The Ring in passato, che ha portato quella vena orientale, quella roba psicologica nell'horror, e quindi si è lasciato, che è quello che ha distrutto un po' lo splatter negli anni 90, secondo comunque, me. Scusa, adesso, vai, no, effettivamente hai ragione, perché se tu pensi a un film come Lighthouse, che per carità non lo voglio paragonare, non è splatter, però su Lighthouse ci sono tante tematiche, anche tante cose mostrate che insomma vanno un pochino contro la normale approccio anche di questo tipo di film, insomma ce ne sono diversi, ce n'è qualcuno. Sì, poi dopo, però sono film seri. Bravo. Sì, ma ok. Però non sto dicendo, cioè sto dicendo che adesso c'è un filone, perché comunque sia c'è stato The Conjuring, c'è stato Babadook, c'è stato Ari Aster, c'è stato Jordan Peele. Per cui adesso c'è un po' questo filone che io onestamente dico va bene, perché il concetto è, ragazzi, diciamoci la verità, l'horror che va al cinema è comunque figlio della vena che si cerca in quel momento lì, per cui nel momento in cui verranno fuori 70 milioni di film, cioè metto un domani ipotetico nella mia testa, ci saranno 70 milioni di film splatter senza capo né coda, dove si vedranno sangue, budella e merda e piscio e sborra, noi diremo vabbè, però cazzo, non ci sono più i film filosofici horror di una volta, capito ragazzi? Cioè l'horror, cioè quello che passa al cinema è sempre figlio di quello che sta cercando il mercato al momento. Però sono 30 anni che non va al cinema un film del genere. Ma te l'ho detto, in realtà tipo Saw, no, però Saw è serio, cioè capisci, cioè quello che ti voglio dire io, che da Evil Dead a Splatters oscillano 10-15 anni, da Splatters al niente sono 30 anni. Sì, però c'è da dire anche che prima lo splatter è stato proprio una parentesi, mettiamola così, per cui non la prenderei così, per dire una roba che è aperta e chiuso, apri e chiude il rubinetto, cioè può esserci ancora, secondo me, basta che ci sia la situazione, e ci sarà, cioè, la ruota girerà, anche perché la situazione cinema ormai è particolare, si sta evolvendo, è morto, non è morto, cambierà, streaming, non streaming, insomma anche lì andrà affrontato in un'altra maniera, però è vero che Saw, come dice Massimo 20 giga, è un film furbo, è torture porn, quindi non ha, cioè, aspetta, ti per fermo... quanto faccia ridere Splatters è molto più cruente di un fare un esempio di un film del cazzo, che tra l'altro anche quello ormai però deve avere i suoi anni, il però, remake della casa, però era serio anche il remake no. Uno dei film con più tette horror che abbia mai visto, Piranha 3D. Oh, sai che stavo per dirmi, mi confesso, perché l'ultimo film splatter è stato bravo, Piranha 3D, sì. È il bagno di sangue. Sì, vero senso della parola. E poi quante tette, ragazzi. Anche là si vede tanta roba. E andò al cinema. Che belle le tette. E cioè, tra l'altro c'è...
una scena rivedendo Splatter stasera, ho detto ma io sta scena l'ho vista, infatti l'ho rivista in Piranha 3D, il tipo con le gambe scarnificate. Vero. Sì, sì, anche, esatto. Anche Aja, a differenza di Jackson, è un talento sprecato, perché poteva dare tanto, ma non ci ha creduto fino in fondo. Però beh, ma Jackson è un cavallo di razza. È giusto che Splatters sia andato dopo i festival, sia andato ai cinema, perché Jackson ha dimostrato di essere, come ho detto prima, il vero grande regista della nostra generazione, indipendentemente dai passi falsi personali, parlo personali, è il vero erede di, secondo me, di Orson Welles, perché trovatemi un regista con la stessa perizia tecnica e caratura autoriale al pari di Orson Welles dopo Peter Jackson. Ad oggi è il primo che mi dice Nolan, lo banno da questo canale, no, no, ma da tutti i canali a venire. Non esiste. No. Beh, no, è una provocazione. Ma perché poi, tra l'altro, oltre la perizia tecnica, come c'è Max che non concorda. Max non concorda comunque. Max deve fare il bastian contrario. Max, tu cosa dici invece? Cioè, ok, non Peter Jackson. Quindi chi? Cioè, nel senso, ok, io onestamente Peter Jackson non l'ho mai elevato a questo livello. Però devo anche essere onesto che non mi sono ancora visto King Kong, devo essere onesto. Volevo vederlo un qualche giorno fa, però poi ho visto che sono tipo 3 ore e mezza di film, ho detto no. Scorrono velo. No, questo non è come non ho. Chiunque è un erede. Se allora, guardate che secondo me quello che ha detto il coniglio non è una cazzata. E non è una cazzata perché probabilmente quando si fa un paragone o si riferisce, si immagina le tematiche o la tipologia di film, ma oltre che la perizia tecnica, l'amore per il cinema, la voglia di comunicare le idee, che voglio dire accomunano entrambi i registi, c'è anche il fatto che Peter Jackson ha dato la sua interpretazione di quello che è il cinema, che è quello che ha fatto Orson Welles, che questo non è poco. E quindi non si sta parlando solo di tecnica, perché probabilmente ci saranno almeno 10-15 registi più tecnici che da un punto di vista tecnico sono magari migliori di Peter Jackson, ma Peter Jackson ha avuto e ha ancora la capacità di mettere in scena la sua visione del cinema, e questo, guardate che non è da tutti, questo non è assolutamente da tutti. Che lì dove Wes ha creato il cinema moderno come lo conosciamo, anche se io metterei più Griffith, che vabbè, poi ora non facciamo storia del cinema, dove Wes viene riconosciuto come creatore del cinema moderno, Jackson, per me, Salvatore, Mendel, Conigliastro, fra 100 anni diremo che è il suo erede. Poi, fra 100 anni mi saprete dire se avevo ragione. 300 anni ci sarà solo lui. Portatore di luce, sì. Solo Simone ci saremo più. No, io conto di andare appresso a Simone. Pazienza. No, ma lui secondo me ci arriva. Noi abbiamo un accordo. È bravo. Esatto. Poi dobbiamo andare a abitare insieme. Però beh, Max, ti aspettiamo una di queste domeniche, facciamo un come abbiamo fatto un Jack versus Mother. Momento veramente importante, ci siamo dimenticati una cosa importante, tre motivi ce lo ricorda: non abbiamo citato il povero Pippetto. Oh, poverino, mamma povero mia. Pippetto. Povero Pippetto. Tu madre, quando mamma via dalla coda. La mamma con la coda che esce dalla bocca, è meraviglioso. Il film in spagnolo, il titolo è Splatter, tu madre se ha comido mi perro. E questa gli spagnoli, che l'ho letto, gli spagnoli hanno vinto. Guarda, in confronto gli schizzacervelli è roba da educande. Questa è meravigliosa. No, ma gli spagnoli dobbiamo invitare il Terror, che è mezzo spagnolo, perché veramente
Guarda che questo, io non sapevo che il titolo della versione spagnola fosse questo, ma mi fa ridere un sacco perché mi ha ricordato i titoli delle canzoni, che quelle sono da morire delle risate. C'è un gruppo di greencore che è scarsissimo, ma proprio scarso, 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 che però fa canzoni che durano massimo 20-30 secondi. Greencore, proprio, sì. Sì, sì. Ma sì, no, ma questi però sono scarsi. Le canzoni non sono niente di che, ma la cosa più bella sono i titoli. Leggere il titolo ci vogliono almeno 10 secondi, quindi è come se fosse mezzo. Anche il nome del gruppo è meraviglioso, perché si chiamano Anal Cant. Ma li conosco, ah, guarda, sì, è come se li conosco. Ho sentito parlare, cioè ne ho sentito parlare. I titoli sono tipo così, perché... mia madre si è mangiato sì. mio cane, sua madre si è mangiato, i titoli sono qualcosa tipo questo. Insomma, io li amo perché le musiche, perché canzoni non si possono chiamare, sono... Mi ha ricordato il titolo di un loro pezzo che è, lo dico solo in italiano perché in inglese è lunghissimo, ho venduto il tuo cane a un ristorante cinese. È meraviglioso. Meraviglioso. No, ma gli Anal Cant sono grandi, grandi. Leggerissimamente misogini, ma proprio una punta. Ma strano. Però sono molto ironici, sono molto ironici, quindi... Metal greencore sia misogino. Di solito sono così aperti e poco... un po'... Infatti vanno a braccetto con quelli del black metal che... Esatto, che a parte bruciare qualche chiesa e uccidere le persone non fanno niente di male. Sì. Io ci sono rimasto male quando ho scoperto che esistevano gruppi black metal... anni e anni fa in realtà l'ho scoperto, però ci sono rimasto male quando ci sono gruppi black metal talmente misogini che sono gay perché sono misogini, cioè neanche per farci, cioè, neanche per toccarle, cioè, le donne gli fanno talmente schifo che sono gay, ma non perché amano gli uomini, ma perché odiano le donne. E tu dici geniale, ma... questa cosa era classico, estrema destra, misoginia, omofobia, cioè proprio in e poi sono gay perché, cioè, pur essendo odiando tutto, essendo nazisti, tutto il resto, però sono gay perché odiano troppo le donne per poter essere eterosessuali. È strano, perché è famosa la storia del tizio della band di Euronymous che sta lì agli onori della cronaca perché fu convinto da Burzum a uccidere un omosessuale, così, tanto per dimostrare che amasse il black metal. Vabbè, erano ragazzi. Sono ragazzi. Quindi, che dire, invece Jackson non aveva bisogno di dimostrare niente, nel senso, ha dimostrato già nei primi anni della sua storia cinematografica di essere un regista con gli attributi, di essere in grado di gestire bassi budget, poi ha dimostrato di essere in grado di gestire alti budget. Splatterse è il nostro omaggio al punto più alto del cinema splatter, appunto, ma fatto con intelligenza, ironia e perizia tecnica. Lì dove di solito altri cult del genere, come quello della settimana scorsa, mancano sempre di... magari dove c'è in una caratteristica peccano in altre. Invece Splatter non pecca in niente, è assurdo, tutte le parti sommate sono tutte di altissimo livello, dalla recitazione alla scrittura, al soggetto, alla regia, tutto è portato verso l'alto, al punto che riesce a mettere d'accordo tutti, e non è possibile, cioè, qualcuno possa parlare male di questo film. Non lo puoi attaccare su nessun punto, anche se il genere ti fa schifo, al massimo dici non lo guardo perché mi fa schifo, ma non puoi dire che sia brutto, ho fatto male. Sì. Io non so cosa aggiungere a questa analisi finale di Conigliastro, perché per l'amor del cielo è proprio questo il punto. Abbiamo un film che, ribadisco, non è il capolavoro del capolavoro del cinematografico che assolutamente vi cambia la vita, però in un certo senso lo fa nel suo fare bene quello che fa.
nel fare bene il cazzone, fare bene, buttarti appunto il sangue, piscio, merda e altri liquidi corporei, butta dentro tutto, te lo frulla pure, cioè ragazzi non però si frulla, lo fa con intelligenza, ragazzi, non si frullano i finocchi. Cioè, ma di che cazzo siamo? Cioè, no. Cioè, quella per me rimane una licenza poetica. No, sì, non si frullano i finocchi, ma detto da una mezza testa, proprio da una testa segata a metà. Che non potrebbe neanche fare... No, davvero. Ma infatti io giuro, nella mia vita, vorrei conoscere chi ha doppiato sto film in italiano, perché secondo me... Ma tipo erano ubriachi merda e, cioè, e buttavano dentro di tutto. Ma e tra l'altro... 30 anni prima di Netflix, film super inclusivo in cui la protagonista femminile è una minoranza etnica negli anni 60, quindi neanche, cioè anche lì, e comunque in un paese come la Nuova Zelanda, che non è conosciuto come paese paradiso per le minoranze etniche e per l'accoglienza e l'inclusività, quindi tanto di cappello e coraggio in un periodo storico molto difficile per Peter Jackson. Hai voglia, Max, a lamentarti? Jackson era un precursore, rimane un grande regista e si spera che questo suo silenzio sia motivato dal fatto che, a differenza di tanti altri, non ha bisogno di raschiare il fondo del barile, ha dato il massimo e al momento non ha bisogno di dimostrare alcunché, cosa che molti registi non possono dire altrettanto. Poi magari farà come Miller. Esatto. E torna a 70 anni e spacca il culo a tutti, chi lo sa. Come ha fatto. E io vorrei concludere con, giusto, visto che si parla di ignoranza, però qua parlo proprio di ignoranza vera, colonna sonora per questa situazione, il Ratto Scimmia di Davide Van des Bisus, lo trovate su YouTube, è una cosa di un'ignoranza veramente imbarazzante, è qualcosa veramente di inascoltabile, però ci sta col tema, perché è ispirato tra l'altro a quella villa in fondo al parco, per cui... E comunque parliamo del Ratto Scimmia, cioè parliamo del Ratto Scimmia, esatto. In veramente... stop motion, ma è veramente, sì, bello, inquietante, bello. Orribile, raccapricciante, cioè... che strappa il braccio alla scimmia del... esatto. Dalla gabbia, cioè, che cazzo gli vuoi dire a questo film? Io mi immagino un ragazzino dell'epoca che lo vede, vabbè, ma io mi ricordo l'effetto che mi fece Bad Taste. Comunque anche questo film lo vidi da ragazzino. D'altro vi dico, eri un ragazzino dell'epoca. Allora, ragazzino dell'epoca. Cosa può dire un ragazzino dell'epoca? Ragazzi, allora... Non potete capire che film erano. Borobo dice che la sua ignoranza è imbarazzante, non conoscevo niente di tutto quello che avete nominato. Allora, ti invidio perché hai la possibilità di rimediare a breve. Di conoscere, perché Splatter se lo trovi su Vid... È gratuito, io me lo sono rivisto lì, anche Steel, anche ce lo siamo rivisti tutto lì ed è quello integrale, per cui ti puoi vedere anche la scena della crema che diceva appunto Steel, quindi... Brava Boro Bobo, che tra l'altro è Cinebo su Instagram, se volete andare a seguirla, perché un giorno mi disse, ma io di Splatter non ho visto niente, gli ho detto, gioia, ma tu devi iniziare da... I capisaldi del genere, quindi ho detto Bad Taste, Splatters e poi passiamo a Martyrs. Però anche Raimi, ma Raimi, io do per scontato che se sei un appassionato horror, Raimi l'hai visto. Lo do per scontato, cioè, veramente, sì, quello è vero, è più facile capire Raimi, no? Perché tu no. Io non voglio fare il vecchio, infatti Jack lo sa, io non sono un nostalgico, io amo tutti i prodotti anche moderni. Ma non sei nostalgico? No. È sparito. Si è dato nel nostalgico e ha preferito la morte piuttosto che il nostalgico. Però quando tu mi dici sono un amante dell'horror e non hai visto Evil Dead, tu... Non sei un amante dell'horror, sei un poser, sei un minchia, sei un pischello, cioè, allora, sei un cazzo. Hai la maglietta di Saint-Anger. Coniglio. Sì. Pensa io che una delle prime volte che parlavo col portatore di luce qui, ci conoscemmo su un forum, l'abbiamo anche detto ai tempi, ci conoscemmo su un forum di cinema, no?
c'era Messenger a quei tempi, quello della Microsoft. Come? Una delle prime volte gli dissi di essere un appassionato di cinema horror, comunque di cinema così, e gli dissi che la scena, quella della soggettiva del killer, del guanto nero, sai, l'aveva pensata Dario Argento. Tu non puoi capire che cosa è successo. detto, capisci un cazzo. Ma te esatto, rispetto di horror una ciega, ma te che hai capito una cosa che... Quindi, beh, ecco, per cui... Io devo dare atto che nei miei 24 anni, quando ho conosciuto Simone Chiara, la mia carriera... Io avevo già visto i classici e me li andavo a cercare, però devo dire che, soprattutto sul cinema italiano... L'apporto di Simone e Chiara è stato molto pesante. Chiara perché ne sa, Simone perché è anziano, quindi ne esatto. Ha capito che... Sì, perché poi Chiara più o meno alla mia età, ma Simone perché lui se li è visti. Anche se devo dire che Chiara sul, per il cinema italiano non è che ci vada. No. Chiara preferisce l'estero. Esatto, Chiara per me è importante dal punto di vista del cinema in bianco e nero, perché quando mi ha fatto vedere Viale del Tramonto io ero... Anche a te, quella è la sua carta. E quando Chiara... Allora, per chi vorrebbe conoscere Chiara, perché poi io ripeto, su internet Chiara non esiste, ma dal vivo è la persona più squisita del mondo. Quando tu entri, se riesci a entrare a casa sua, perché poi quello è il fatto, che con sei mesi di esatto. anticipo devi chiedere se puoi entrare a casa sua, con sei mesi, non sto scherzando, sei mesi di anticipo, la prima sera ti dice, tesoro, non hai visto Viale del Tramonto? E quindi lì vuol dire che ti giochi tutto, cioè, perché lì è la carta vincente di Chiara, è Viale del Tramonto, Begotten... Vampira, cioè quelle sono le tre carte di Chiara proprio, e sì, Viale del Tramonto su tutto, infatti me l'ha fatto conoscere lei, perché io lo conoscevo ma non l'avevo mai visto, sono quei film famosissimi quando lo guardi dici, ma allora il cinema non è quello di oggi, è stato inventato 100 anni fa e non ce lo dice nessuno. È vero. Perché Viale del Tramonto non ce lo dicono, perché Viale del Tramonto è un film girato oggi, nonostante sia un film avantissimo, proprio avantissimo. E poi l'amore viscerale per Klaus Kinski io l'ho imparato da Chiara, perché a me piaceva da piccolo, ma lei mi ha fatto capire chi era Klaus Kinski, un personaggio da evitare. Però, allo stesso tempo da tenere vicino, che non puoi saperlo. È da evitare ma da amare, esatto. E siamo riusciti anche a citare Chiara con Peter Jackson, non ce ne voglia male, e quindi niente, se non avete niente altro da dire io lascerei a Jack la chiusura. Sì. Allora ragazzi, per me è stato un piacere essere qua con voi questa sera, io ringrazio tutti, anche la chat che è stata attiva anche questa sera, e ringrazio in questo caso in particolar modo Tre Motivi, che era preparatissimo su questo film e non gli è sfuggito niente, è stata la nostra coscienza, era il nostro grillo parlante questa sera, quindi è stato un piacere avere a che fare con questi interlocutori. Mi spiace che purtroppo non era online in cam con noi Max, perché secondo me ci sarebbe stato un bel incontro di box con il Gliastro su Peter Jackson, è solo rimandato perché noi dobbiamo fare la super puntata, ovvero contro Nolan, Del Toro e Peter Jackson, proprio ma sì, grazie la bandana da kamikaze a Cine Boroboroborobo che le ho rotti i coglioni per iscriversi e comunque ci ha seguito dall'inizio alla fine, e queste sono le persone che si mettono in gioco e nonostante tutto cercano di avvicinarsi magari a un genere a loro estraneo, ma poi comunque lo scambio è reciproco, perché il cinema o l'arte è bello perché è totale, cioè dove lì pensi di non capire qualcosa c'è sempre qualcuno che ti fa amare anche quello che l'altro ieri ti faceva schifo. Sì, perché alla fine ci sono, secondo me chi ama il cinema non può prescindere dal vedere determinate cose, a prescindere dal genere, perché se tu ami il cinema. Non puoi amare solo un tipo di cinema, ami il cinema a 360 gradi, quindi così come Chiara
anch'io mi piace tantissimo Viale del Tramonto, ma anche Orson Welles, che voglio dire, con loro non c'entrano praticamente nulla. Chi ama il cinema, magari ama altri generi, ci sono dei film che si devono vedere. Uno di questi sicuramente è questo film, che forse è il più rappresentativo per certi versi della cinematografia di Peter Jackson, forse è proprio per il momento in cui è stato realizzato. Così come chi ama il cinema non può non aver visto La notte dei morti viventi di Romero. Cioè, ci sono quei film che prescindono dal genere, che si devono assolutamente vedere. Mi sa che di Peter Jackson abbiamo detto tutto, ne abbiamo parlato quasi. Senza volerlo abbiamo fatto una monografia. Sì, abbiamo parlato anche degli altri suoi film, anche se... Consiglio a tutti, se avete lo stomaco forte, perché è molto inquietante, Meet the Feebles, perché a dispetto del fatto che è tutto di animatroni, è veramente un pugno nello stomaco. No, ma guarda che l'inizio di Jackson, cioè i suoi primi tre film, sono tre pugni nello stomaco, perché sono appunto Bethes, Meet the Feebles e Splatters e Brain Dead. Però considero Meet the Feebles il più cupo dei tre, perché gli altri sono catartici. Meet the Feebles è senza speranza, è proprio cupo e cinico fino alla fine, è terribile. Vero. Quindi, voglio dire, abbiamo parlato più che di Splatters di Peter Jackson. di Splatter abbiamo più che altro citato alcuni aspetti, abbiamo in effetti parlato più di Peter Jackson, il che non è in ogni caso male. No. Esatto. Volevo, dato che siamo in chiusura, volevo dire una cosa che onestamente mi è venuto in mente adesso, ripensandoci, fa parte delle citazioni, o quantomeno di quello che è custodito nella creatività, nella mente di Peter Jackson. Ma la scena finale, la lotta finale del protagonista con la mammona gigante, è la mammona che sale le scale, che si agita con quelle chiappone giganti, ma quanto è The Wall? È vero, sì. La mamma di The Wall. È vero, sì. Ma proprio tanto. Sì. Sì, ma ripeto... Ha ricordato anche parecchio la strega di Le streghe sono tornate, quella finale, non so se l'avete visto. Quello è la citazione al contrario, cioè nel senso... Di Iglesias. Sì, ma mi ripeto, Peter Jackson è importante per il cinema, cioè che non è un regista da mainstream, anche se ci lavora tranquillamente. È un tassello fondamentale, uno di quelli che veramente andrebbe studiato a fondo per capire cosa vuol dire fare un film, come farlo e soprattutto perché farlo, che è importante. Ci sta anche il motivo alimentare, ma all'inizio per Jackson, anzi secondo me in tutta la sua carriera, non è mai stato una questione di voglio fare il regista perché mi piace fare il regista, ma perché lo sono e sono un autore, cioè è proprio presente e pesante, e soprattutto fa suo un certo tipo di cinema, un certo tipo di intendere il cinema in maniera occidentale, proprio lo specchio del cinema occidentale. Ripeto, dove Orson Welles è l'inizio, Peter Jackson è la sua continuazione, che speriamo non abbia mai una fine, tra parentesi, noi non la vedremo, però speriamo non abbia mai una fine. Comunque, secondo me, il fatto della ipotetica diatriba tra Conigliastro e Max, secondo me sta nel fatto che, secondo me, non è ben chiaro qual è il punto di contatto del discorso che ha fatto Salvo, perché non si sta discutendo della tecnica o della bellezza dei film. Ma esatto. Si sta parlando proprio del modo di concepire il cinema, che è un'altra cosa, a prescindere appunto dalle capacità tecniche
o creative che poi oggettivamente Peter Jackson c'ha, quindi ha sia creatività che tecnica. Infatti, per quanto possa essere accomunato a Lucas e Spielberg, per me Jackson, soprattutto con gli esordi, lo dimostra. C'ha un coraggio, un'inventiva, una capacità di scrittura che Spielberg e Lucas insieme allora, se la sognano. Guarda, ma Spielberg, a me Spielberg piace tantissimo come regista, è veramente bravo, ha idee, però è paraculo. Spielberg è proprio paraculo. Spielberg fa i film per piacere, esatto. per farsi piacere, per farsi dire bravo. Che poi è bravo davvero, quindi per carità, niente da dire. Jackson non è così, Peter Jackson non è così, ma così come Orson Welles non era così. È gente che fa cinema, interpreta il cinema a modo suo, in modo proprio, e lo fa decisamente bene. Poi vabbè, non siamo professori del cinema, quindi non siamo lì a farci... Però dai, io parlo per me. Dai, siamo passabili. Ma qualche cosina la sappiamo. Però non stiamo qui a fare i pompini a Jackson, perché non ne ha bisogno di noi. Anzi, non sa neanche che esistiamo, quindi figurati. Un po' ci dispiace di questa cosa, che lui non sappia chi siamo. No, pensavo scusate, che mi piaceva fargli un pompino. Scusate un attimo. Sì, Peter. Sì, dimmi. Questa è una citazione. Sono ragazzi, a Gianluigi Perroni. Dale Boys, Peter. Dale Boys. Peter Jackson parla perfettamente l'italiano, peraltro. Esatto. Sì, ma noi ci conosciamo da una vita. Sono 30 anni che cazzeggiamo. Di solito parlano in catanese. Pensa. Sì, di solito. Comunque, questa è una citazione a Gianluigi Perrone. Ciao Gianluigi, tanto non ci ascolta. Sì. Dai, allora io tirerei un attimino le somme, perché abbiamo parlato tipo mezz'ora di Splatters, un'ora di Peter Jackson e mezz'ora di vari ed eventuali. Direi che possiamo salutare tutti. Come dicevo, ringrazio ancora la chat, che è stata fantastica questa sera. Ringrazio il conigliastro qua di fianco a me, ringrazio Steel qua sotto di me e ringrazio il portatore di luce da questa parte qua. Io, Jack, vi saluto e alla prossima Carcasse Putrescenti. Spegnere live con gli astro, perché io non posso. Mi stavo divertendo.